chiusura dello schieramento. Dal centro il numero 4 di Yuriman assume l'iniziativa Galoppa o Anna, e Yuriman al comando all'imbocco della prima curva viene incalzato dal numero 6 di Niglio, ma soprattutto Nilov Ferm. Vediamo le intenzioni dei driver. Probabilmente Nilov Ferm avrà strada senza spesa. Tutto con gradualità. 16 per i primi 200 e Nilov è al comando. C'è una rigorosa fila indiana. Nilov, Yuriman, il numero 2 di Osem Magic, il numero 1 di Mojano Spin. Nulla muta, nulla cambia. Nilov la porta chiaramente dalla sua. E al completamento della dritta di là si scopre dalla quarta posizione, ovviamente, Mojano, che va a gravitare pian pianino sul salchi del numero 8, Mojano. Incomincia ad accelerare leggermente Nilov sulla pressione di Mojano e al passaggio al primo chilometro Mojano intensifica e con una severa bordata davanti alle tribune è nuovo battistrada. Chilometro tranquillo in 1.20, Nilov Ferm ha mandato via Mojano Spin, rimane così scoperto il 9 di Master Barthur. In terza posizione c'è Yuriman, quarta Osem Magic. Oanna si attacca al gruppo, ma è un po' dietro. Mojano Spin al comando su Master Barthur, Nilov Ferm, Yuriman che viene via. E Mojano Spin ora allunga su Master Barthur, Nilov Ferm che ha perso veramente delle battute, ora cerca di ritornare lungo la corda, ma Mojano Spin ha 2 di margine su Master Barthur, quindi Nilov Ferm, Anna ancora una volta che corre alla grande, ma ha dovuto pagare il gap dopo la rottura. E Mojano Spin controlla tutto e tutti al completamento dell'ultima curva, stacca, se ne va Vincenzino D'Alessandro. E Vincenzo D'Alessandro entra in retta d'arrivo con una di margine su Master Barthur, va per il tris Vincenzo, terza vittoria in giornata, così sarà, e così è, Vincenzo D'Alessandro Junior porta a casa Mojano Spin con una bella vittoria, per il secondo Master Barthur e VP, terzo Raffa Palumba con Nilov Ferm, 2.35, 1.17.5, una vittoria davvero senza stress, l'avevamo detto che era il cavallo da battere. Sul doppio chilometro non ha nessun tipo di problema, gli altri sicuramente erano inferiori a Mojano Spin e lo hanno dimostrato. Conclude quindi Vincenzo D'Alessandro una bella giornata, un arrivederci a venerdì alle ore 15.00.